accade. E riusciremo a seguire tutto quasi di questa prima giornata e domani più di tutto quasi nella giornata finale. E la partenza è sempre un momento difficile, poi il regolamento ripreso proprio con l'esclusione di chi dovesse sbagliare e dunque c'è il pericolo di dover lasciare la pista. Così non è, cartellino verde di questa prova. Emanuele Levorato in seconda corsia, la primatista italiana, e poi da seguire in quarta Martina Giovannetti e Audrey Allot in ottava all'esterno. Draisch è partita bene, Levorato che va a distendersi, Levorato che porta a casa il massimo dei punti, nettissima sua vittoria, 11.71, adesso importante vedere quanto il vento, da qui non sembrano esserci display di campo che indichino addirittura 2 metri quasi di vento contro, 1.6 di vento contro, e pensare che i triplisti hanno deciso di cambiare la pedana perché in un pretemporale che sembrava prima, il vento era girato, sembrava favorevole al rettilineo d'arrivo. Buona partenza per Giovannetti, buona la fase del lanciato, la fase centrale del lanciato, con buon assetto di corsa per Manuela, classe 77, classe che ha sempre avuto. E come al solito bisogna aspettare i tempi troppo lunghi della lista. Anche qui immediatamente andrebbe reso disponibile e visibile il dato sul vento, che anche questo non c'è. Comunque oggi temperatura sui 28 gradi, cielo coperto, umidità 50%. Ci è sembrata una buona azione, rivediamo il primo piano di Emanuela Levorato. Meno 1,6, 11,71 Emanuela Levorato, 11,99 Joy Allo, Martina Giovannetti 12,02, di millesimi davanti a Chiara Gervasi, è anche un punto.